totale suggestivo della Juventus Stadium, 40.000 spettatori. Anche oggi la Juventus giocherà con il 4-3-3 in porta, vedremo Storari in difesa, Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini e De Celli. A centrocampo Giaccherini, Pirlo, Vidal, il tridente formato da Pepe, Del Piero e Vucinic. Dunque Del Piero almeno nominalmente punta centrale, Fulvio Collovati lo ha fatto per alcuni minuti nella trasferta di Genova contro il Genoa. È chiaro che non è il ruolo che predilige assolutamente, ma io direi Juve in fase offensiva in stile Barcellona, con Del Piero appunto alla Messi al centro di questo tridente, che però ha libertà di spaziare, con Pepe Vucinic sulle corsie esterne. Vedremo quale sarà questa sera quale sarà la prestazione di questo straordinario giocatore, che chiaramente ha una grande opportunità questa sera. Milan con il 4-3-1-2 in porta Meglia, in difesa Antonini, Thiago Silva, Mexes, Mesba, i centrocampisti Aquilani, Segorf, Muntari, il trequartista Emanuelson, le punte Ibrahimovic e il Sharawi. Allegri avrebbe volentieri risparmiato sì, questa fatica a Ibrahimovic. Ecco l'inquadrato, Zlatan Ibrahimovic. Pare che sia stato lo svedese stesso a dire voglio giocare. Beh, questo è un segnale di grande professionalità da parte di questo giocatore, che chiaramente andrà a fare il terminale, chiamiamolo così, offensivo, il regista offensivo, il punto di riferimento di questa squadra, che ogni schema offensivo passa attraverso scusami, i suoi piedi. Certo. Splendida la coreografia dei tifosi juventini. Vorrei che da bordo campo Carlo Parisi ci raccontasse le sensazioni che noi vediamo attraverso queste immagini. Beh, pensate che ad ogni tifoso, in ogni posto a sedere, ci sono dei cartelli, che siano bianchi, rossi, neri, quelli che vedete esposti, delle bandiere. Dunque la coreografia è offerta, tra virgolette, dalla Juventus, e poi ci sono delle macchie in più che i tifosi, come questo dell'anno di nascita del club bianconero, stanno offrendo. È una meraviglia a vedersi, anche perché avviene in uno stadio che sicuramente è un piccolo o grande gioiello. Antonio Conte l'ha battezzata la partita dell'anno e non ha tutti i torti. La Juventus vuole conquistare una finale a distanza di 8 anni, l'ultima volta accadde in Coppa Italia nella stagione 2003-2004, quando poi la Juventus perse l'epilogo contro la Lazio. E questo è lo schema che abbiamo già anticipato nella Juventus con il 4-3-3. Ci sono due debutti stagionali in Coppa Italia, quello di Pepe e quello di Vidal. Per Vidal ovviamente è un debutto assoluto, visto che il cileno è alla prima stagione nel campionato italiano. Dunque 4-3-3 per la Juventus, che nelle ultime due partite contro il Milan invece aveva adottato il 3-5-2. Dunque tre centrali di difesa, c'era anche Barzagli che oggi non è ancora pronto, e centrocampo più folto formato da 5 elementi. Arbitro Daniele Orsato nella sezione AIA di Schio. Orsato che ha già diretto in carriera un Milan Juventus a San Siro, giocato il 10 maggio 2009, è terminato 1-1 l'abbraccio fra Clarence Seedorf e Alessandro Del Piero. E adesso la formazione del Milan. Io e Fulvio ho qualche dubbio sulla posizione di Seedorf. Questa è la grafica che ci propone la Lega, ne parlavamo anch'io, no? Prima di andare in onda. Seedorf dovrebbe andare a giocare in mezzo. Secondo me Seedorf giocherà centrale, con Muntari a sinistra, ai suoi lati con Muntari a sinistra, Aquilani a destra, anche perché insomma, diciamo, Seedorf che va per le 34-35, forse 36 primavere, adesso quella centrale è la soluzione che predilige. Sentiamo Stefano Mattei se ha captato qualcosa circa la posizione che andrà ad assumere Clarence Seedorf in campo. Sì, dovrebbe essere largo a sinistra forse, perché vedo forse centrale con largo a sinistra Muntari. Sono vicini, ancora non possiamo dirvelo. Una curiosità, sono entrati in campo abbracciati Buffon e Gattuso, un altro bel gesto. A proposito di Gattuso, è in panchina per questa partita assieme a Dabbiati, a Inzaghi, Maxi Lopez, Nocerino, Bonera, Yepes. Per la Juventus Manninger come portiere, poi Cáceres, Marchisio, Quagliarella, Padoin, Borriello e Stigarribia. Orsato consulta i propri collaboratori che sono Di Liberatore e Ghiandai, il quarto uomo è D'Amato. Ancora pochi istanti, poi si può cominciare.